La presentazione dell'imminente avvio del sistema di raccolta differenziata combinata è avvenuta in sala giudici di Palazzo Loggia. I cittadini ne riceveranno comunicazione scritta presso il proprio domicilio entro la fine del mese di febbraio 2016, insieme al calendario delle assemblee pubbliche e alle date per il ritiro dei kit. Sistema di raccolta differenziata combinata significa che plastica, carta, vetro e lattine saranno raccolte dagli addetti tramite l'esposizione dei bidoncini o dei sacchi, mentre per l'organico e l'indifferenziato, tramite la tessera magnetica che ogni maggiorenne possiederà, ci si potrà recare 24 ore su 24 presso i cassonetti a calotta. I dati mostrano chiaramente come Brescia sia un'eccellenza in fatto di servizi pubblici. Il tassello mancante è quello della raccolta differenziata, che inizierà il proprio percorso di attuazione dalla zona gialla in aprile e che coinvolgerà circa 20.000 utenze, site nella zona di Caionvico, Buffalora, Sant'Eufemia, San Polo e San Polino. Si parla di zone perché la città e le periferie sono state suddivise in 5 zone, ciascuna denominata con un colore, che identificherà sia il momento della partenza del servizio, sia la giornata in cui bisognerà esporre i bidoncini e i sacchi, sia in quali luoghi ci si potrà recare per avere maggiori informazioni e ritirare i kit. È stato anche creato un sito dedicato www.differenziatabrescia.it che nelle prossime settimane sarà disponibile in 9 lingue e la app Puliamo. L'obiettivo ambizioso, ma possibile, nell'arco di pochi anni è quello di raggiungere il virtuoso margine del 65% di quantità dei rifiuti differenziati. Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere agli addetti dei punti informativi oppure sarà possibile telefonare al numero verde 800 43 76 78. Al termine della presentazione, ai nostri microfoni illustrano meglio alcuni dettagli il sindaco Emilio Del Bono, il presidente di A2A Giovanni Valotti e l'assessore all'ambiente del comune di Brescia, Gianluigi Fondra. Beh, un bellissimo obiettivo, un grande obiettivo, siamo penultimi in Lombardia, siamo primi in tante cose, siamo primi nel trasporto pubblico, siamo primi nei servizi sociali, siamo primi nella pubblica istruzione in Lombardia. Com'è possibile essere indietro in un tema così importante come la differenziazione del rifiuto, il suo trattamento e il cambio di cultura ambientale della nostra città? Dovevamo recuperare, dobbiamo recuperare terreno, ci siamo dati questo grande traguardo che è quello di arrivare al 50% entro 2 anni e al 65% entro 5. Credo che ce la faremo perché questa è una città che sa vincere le sfide e non ha paura delle sfide, quindi noi dobbiamo essere una città nord europea anche su questo tema, quindi siamo pronti, abbiamo messo in moto una macchina organizzativamente seria, c'è il lavoro di tanti, ci sarà soprattutto la necessaria consapevolezza di ogni cittadino e la propria cultura civile e ambientale. Credo che non dobbiamo aver paura di questo passaggio, avremo sicuramente qualche difficoltà ma li supereremo e saremo una città modello anche in questo. La Regione Lombardia deve fare delle politiche sul trattamento del rifiuto e sul conferimento in discarica piuttosto che nei termoutilizzatori che consapevolizzino le varie province e quindi ogni provincia deve costruire le sue politiche e non evidentemente fare dei ragionamenti troppo egoistici. E quindi la regione deve fare in modo che ogni provincia si doti di impianti e di modalità di raccolta e di trattamento che ci permettano di raggiungere gli obiettivi migliori, quindi anche la regione deve fare la sua parte. Responsabilità un po' di tutti noi nel recuperare tutta la materia che è recuperabile, questo per tutelare l'ambiente, noi separeremo il vetro, la plastica, la carta e tutte queste ridiventeranno nuova materia invece che mandarli a bruciare o peggio ancora metterli in una discarica. Quindi credo che il primo segno di rispetto per l'ambiente e anche di recupero di risorse materiali sia una buona differenziata. E credo sì, sia una bella sfida per tutti noi bresciani. Brescia è oggettivamente considerata un'eccellenza in molti servizi pubblici, abbiamo fatto molte cose anche negli ultimi mesi, pensate a tutto l'intervento sull'illuminazione pubblica con i LED, pensate all'intervento sulla qualità dell'acqua per l'eliminazione del cromo esavalente, direi che proprio il pezzettino che ci manca è questo della differenziata. Penso che messo a posto questo possiamo dire con un po' di orgoglio che Brescia diventa una città campione dei servizi pubblici in Italia.
raccolta differenziata combinata significa che per tre frazioni verrà raccolto a domicilio carta, vetro, plastica, lattine, e mentre per quanto riguarda l'umido e l'indistinto saranno disponibili i cassonetti stradali con una calotta che condiziona il conferimento di un certo volume, intorno ai 20 litri, una borsina da supermercato tanto per intenderci, e nulla più. Ovviamente serve la tessera per poter aprire questa calotta, ma il rifiuto organico, il rifiuto indifferenziato è conferibile 24 ore su 24, così come adesso. Innanzitutto il regolamento nuovo, il nuovo testo è stato redatto da un pool di tecnici del comune in accordo con i tecnici di A2 Ambiente. Lo abbiamo confrontato con questa associazione, con gli amministratori anche singoli, siamo arrivati a una buona sintesi. Ovviamente si tratta di affrontare quelli che sono i casi particolari, ne abbiamo individuati circa 61 nella zona gialla, e in accordo con queste amministratori andremo a individuare quali sono le soluzioni più sartoriali, più adatte a questi problemi dei condomini.